Il cielo, che meraviglioso creato! Ma cosa ci sarà al di sopra di quelle nuvole? Oh, che bello! Che bellissimo posto! Che è stupendo! Che belle queste nuvole! Che meraviglia! E si muovono! Sì, che belle! Ciao bambini! Dalla Bibbia oggi racconteremo del cielo e della città celeste che Gesù ha preparato per noi. Nel libro di Luca e degli Atti possiamo leggere di quando Gesù è salito in cielo, mentre nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, leggeremo la descrizione della città che è nel cielo, la casa di Dio. E chissà quante domande abbiamo, vero bambini? Ma com'è fatta la città del cielo? Qual è la strada che porta al cielo? Ma com'è fatto Gesù a salire in cielo? Forse ha usato un aereo super veloce. No, secondo me ha usato una gigante mongolfiera. No, io dico un razzo speciale. Bambini, nella Bibbia troviamo tutte le risposte alle vostre domande e anche come Gesù è salito in cielo. Sapete? Mentre era con i suoi discepoli, la Bibbia ci dice che fu trasportato su una nuvola. Sì, proprio su una nuvola, davanti ai loro occhi. Ma ora seguitemi attentamente e vi mostro cosa è accaduto in quel giorno. Ricordate, bambini, l'ultima sera che Gesù è stato con i suoi discepoli, era tanto triste che chiese loro di pregare insieme e li portò in quel giardino bellissimo, dove Gesù pregò con tutto il suo cuore perché doveva morire sulla croce per noi. E Dio gli mandò un angelo per dargli forza e coraggio per quel momento così difficile. Ma il terzo giorno quel sepolcro fu trovato vuoto, la pietra rotolò e Gesù era risuscitato, era vivo, era ritornato a vivere. E trascorse con loro molto altro tempo. E un giorno li prese in disparte e li portò fuori dalla città su una collina e disse: «Avete visto che ho mantenuto la promessa? Ve l'avevo detto che dopo la morte io sarei risuscitato e ora sono qui con voi. Voi mi vedete, mi toccate e adesso raccontatelo a tutti». E mentre li benedisse alzò le mani e una nuvola lo trasportò nel cielo. Sì, bambini, Gesù fu portato su nel cielo. E loro erano felicissimi perché avevano capito che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e fu portato su nel cielo per vivere per sempre. Non sarebbe più morto. Ma non solo. Gesù promise che saliva in cielo per preparare un posto meraviglioso per vivere insieme a tutti noi. E un giorno ritornerà su quella nuvola e tutti lo vedranno. Gesù ritornerà per prenderci e portarci con lui nel cielo. Nel cielo, bambini, ci sarà una città tutta d'oro, con le strade tutte d'oro e delle stanze grandissime per vivere insieme a Gesù per sempre. E non ci sarà più la tristezza, la malattia, la sofferenza, non ci sarà neanche più il sole, perché sarà la luce risplendente di Dio che ci illuminerà. Non ci sarà più la notte, sarà sempre giorno. Non potranno entrare le persone cattive, scompariranno anche tutte le cose brutte che accadono sulla terra. Ci sarà solo la gioia e l'amore. Trascorreremo il nostro tempo cantando e lodando Gesù insieme ai suoi angeli. Ringraziamo Gesù perché il cielo è anche per noi. E allora ditemi, secondo voi, il cielo è un posto felice? Sì! Amiamo Gesù e ubbidiamo alla sua voce e un giorno saremo con lui nella città del cielo. Dio ci benedica! Dov'è Dio? Dov'è? Dov'è? Non lo vedo, non lo vedo, dov'è? Bambini, Dio vive nei nostri cuori!